Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Odyssey! Nello scorso episodio abbiamo trovato Peach nei vari regni e abbiamo ottenuto un sacco di lune. Inoltre abbiamo rivisitato il regno dei funghi e in questo episodio cominceremo finalmente i monoliti. Allora, se devo essere sincero, ho già registrato una buona parte di questo video, ma ho dovuto scartarla perché faceva schifo. Come la maggior parte dei miei video. No, ok. Comunque, qui dovrebbe esserci la stella. Questo è il. Come si chiama? L'immagine di riferimento del regno dei funghi. Comunque, ci sono in realtà poche lune per monolita, almeno qui. Quindi non so effettivamente se fare più monoliti a video. In realtà, il metodo migliore sarebbe caricare i video un po' più corti e restare comunque sui 3 video al giorno, tranne per 2 regni, ossia quello delle nuvole e quello dei ruderi, perché sono troppo corti, e continuare così. Quindi, solamente per una questione di ordine, credo di fare un monolita a video. A meno che non ci siano, beh, 3 lune, in quel caso, poi si vedrà. Comunque, attiviamo subito la roccia lunare. Sono uscite delle lune di energia. Quella roccia ha tutta l'aria di provenire direttamente dalla luna. Ok, ecco qui i nostri obiettivi. Dunque, dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lune extra. E queste lune, oltre a rimanere sulla mappa, grazie mille, sono qui. E sono molto facili. Almeno quelle che ho visto io sono molto facili. Ora, non lasciatevi ingannare dal piccione, ok? Non dovete lanciargli un cappello addosso. Basta andarci addosso con un paragumba. Quindi vorrei acchiapparti, piccione, vieni qui. Inoltre, mamma mia, non sapete quanto ci ho messo? Tipo una decina di minuti a capire che dovevo andarci con il Goomba. Infatti cercavo, un posto per lanciare il cappello. Comunque, altre lune molto easy sono qui, infatti. Eccola qua. Rivelati, mia cara luna. Ok, nascosta in un cappello sommerso. E l'ultima luna che non ho. Ok, che non ho. Posso prendere il paragumba? Ah, grazie. Dicevo, l'ultima luna che ho già preso, ecco, è questa qui dell'Athletic Tac. Le altre sono un mistero per me. Allora, vediamo un po'. Athletic Tac, abbastanza facile. Anche senza cappi, la cosa più facile è saltare qui. Tanto si abbassa da solo. Poi appena torna su, saltare un attimo, prendere la chiave e poi tornare indietro con un altro bellissimo balzo. Attenzione a non toccare l'Athletic Tac, perché altrimenti, com'è che si dice, se ne andrà via la luna. Comunque, eccoci qua. Adesso è territorio inesplorato per me. Dunque, ce n'è una qua sopra e penso di fare molti meno tagli perché ho capito da quello che... Ho capito da quello che ho letto che preferireste video long play, quindi senza troppi tagli, perché in effetti non sono da me. Quelli sono montaggi per sbrigarmi un po' con i mondi. Pensavo infatti di metterci tantissimo tempo a recuperare le non so quante lune c'erano in questi regni. Quindi, sì, per quello ho detto che caricherò 3 video al giorno fino a Ultra Sol Ultra Luna. Comunque, qui c'è un bellissimo camino. Quindi, entriamo e vediamo un po' di che si tratta. Ok, è una pista. Devo... Oh, ok, mi sa che devo rotolare. Sì, questa è la rotolata suprema, miei cari. Vediamo un po' che si riesce a fare. Là c'è una luna. Attenzione qui. Ok, senza sprintare... Mi sa che sia più controllo, quindi non scuotete il Joy-Con, ok? No, ok, scuotendolo addirittura andrete fuori dall'animazione dello sprint. Comunque, non mi interessano le monete, abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Anche il metodo di farming, quindi davvero non mi serve niente. Ok? E poi siamo
arrivati tutti quanti interi qua. Perfetto. Mi mancano da comprare ancora, mi sembra, due costumi, se non uno solo. Credo due, però. No, abbiamo già comprato il completo di Peach, quindi ci manca solamente un costume da comprare? Non ne ho abbastanza di soldi per adesso. Ho sbagliato. Non sei tu? No, 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 sei tu, mio caro Crazy Cap. Esatto, abbiamo solamente bisogno di questi due: cappello da Mario Metallo e tuta da Mario Metallo, che prenderemo nei prossimi episodi, sicuramente non ora. Ora, qua sotto sembra esserci un'altra cosa. Questi video, lo dico subito, saranno già più corti degli altri, eh? Che poi, da un punto di vista vostro, magari può essere positiva come cosa. Perché, ehi, così almeno non ci riempi di video di 30 minuti dove vai solamente a prendere delle lune. Però alcuni sicuramente si lamenteranno, questo già lo so. Ma preferisco fare così, ok? Si ha più ordine nei video. Ho fatto già più volte laggiù, va bene? Ho già fatto più volte in passato, nei altri let's play, video corti, proprio perché riguardavano un solo argomento. Di norma io faccio così. Di norma io faccio? Wow, italiano, grazie. Di norma, infatti, io faccio così. In che senso? Faccio un video di un argomento. Se quell'argomento si è esaurito, finisce il video. Anche se il video viene di 8 minuti, cosa che raramente succede. Quindi comunque supero i 15 minuti, credo. E, tanto per dire, magari qualcuno si preoccupa davvero, torneremo anche nel regno dei funghi piano piano ogni tanto. In che senso? Beh, devo ancora prendere tipo quante lune? Un bel po'. Ci sono ovviamente gli achievement, e qui ne abbiamo solo uno. Ci sono 14 monoliti lunari, quindi credo 13 episodi di monoliti. Perché abbiamo anche il regno dei Nembi e dei Rudiri, che unirò sicuramente. Non so se l'ho già detto. E poi che altro devo dire? Non ne ho idea. Mi sa che io... abbiamo finito. Ok. Mi sono perso un po' il discorso. Ah sì. Torneremo adesso nel regno dei funghi per prendere giusto due o tre lune. C'è Gumbella che voglio prendere. Oh, perché questi conigli? Vieni qua. Vieni subito qua. No, no. Vieni subito qui. Vieni subito qui. Oh, perfetto. Ora, io so, al 100% ci saranno altri conigli. Ma perché il gioco? Un attimo. Se sono uno a mondo... Ah, un attimo, fermi, fermi. Abbiamo un achievement, giusto? Per i conigli. Quindi, vediamo un po'. Vediamo se ci dice quanti ce ne sono da prendere. Allora, dov'è? Eccolo qua. Oh, ce n'è solo uno. Bene, ci manca solamente un coniglio, allora. Mamma mia, quanto disprezzo questi conigli. Allora, magari qualcuno di voi penserà: ehi, ma davvero ti fanno così schifo i conigli? No. In questo gioco li disprezzo. E la carne di coniglio mi fa vomitare, ok? Seriamente, è un saporaccio supremo. Ci sono poche cose che non riesco a mangiare. Una di queste è la carne di coniglio, insieme ai ceci. Cioè, non insieme, però anche i ceci. Quindi, ehi, sapete che adoro il riso e gli asparagus? Perché non so dire se... un attimo, si dice asparagi o asparaghi? Credo sia asparagi. Comunque, ora sapete che il mio acerrimo nemico in quanto carni è il coniglio. Sì. Allora, devo prendere quella luna. E quindi, vieni da papà! Ok, stavo per cadere senza prenderla, sotto la tesa di un gran cappello. E adesso posso riteletrasportarmi. Questa è una cosa che in realtà non mi piace così tanto, il dover aspettare di stare a terra per il teletrasporto, ma in realtà ha senso, perché io potrei benissimo saltare nel mare di nebbia e salvarmi, perdere, o meglio, non perdere monete, perché appunto ho fatto un salto, cioè ho fatto il teletrasporto, quindi sì, ha più senso. Ora, lì ho visto un'altra luna, quindi avvicinati Paragumba. E prendiamola subito. Tanto per dire, in base a quante lune ci sono nel mondo dopo il monolita, potrei decidere di fare tanti tagli o meno. Esempio, il regno del cappello è un regno molto basilare, molto piccolo, ok? Però niente mi vieta di, nel regno delle sabbie, che è enorme, di fare più tagli per prendere le lune. Soprattutto se devo fare una cosa chiamata corse dei Koopa o minigiochi vari. Anziché in realtà... io non volevo mostrarvi, come che si chiamano, i minigiochi. Avevo intenzione di dire, non lo so, tipo: ehi, li abbiamo già fatti,
L'importante è fare un buon tempo. Fine, non li farò on camera. Però preferisco fare così, perché se i video già sono corti, accorciandoli ancora di più... appunto. Comunque, sup dude, faccio parte dei corridori giramondo, lo sappiamo già. Nuovo partecipante vuol dire gara master, quindi sì, sappiamo già le regole. Via! Ora, vediamo un po' se riesco a fare tutto quanto. Tuffati Mario. Ok. Se non sbattete e se non atterrate senza niente, com'è che si chiama? Il cappello comunque vi interessa poco. In che senso? Ho sbagliato tipo tutto quanto. Italiano, grazie. Vi mostrerò cosa intendo dire dopo la gara, perché adesso mi sto un attimo concentrando. E comunque, sotto i 30 secondi, mi sento davvero pro. Ripeto, non caricherò i risultati su internet, perché non ha senso. Comunque faccio schifo rispetto ad altre persone. E ora vi mostro in che intendo dire, dai, tanto per... Ora, se fate un tuffo... Dov'è il ponte? Anche qui andrebbe bene in realtà. Vediamo un po' se ci riesco. Dalla cima di questo coso, dove c'è Capitan Todd, ricordo, l'abbiamo già visto. Allora, da qui, facendo così... non succede niente, è troppo poco alto. Allora, da qui, ecco, cadendo in questo modo e non vi potrete muovere, ok? Ma con il tuffo andrete direttamente qui nella rotolata. Questa è una cosa estremamente utile da sapere. Inoltre, se girate la direzione del controller, tipo, non lo so, dietro di voi, e poi lanciate il cappello, la lancerà direttamente dietro di voi, ok? È anche un buon modo per fermarsi. Guardate, faccio così. Visto? Mi fermo quasi istantaneamente. È una cosa molto utile. Ah, adesso. Non ho ancora preso tutte quante le monete del regno dei funghi. Cosa che non riuscirò sicuramente a fare in questo episodio, perché... sì. Però, almeno una luna, se non due, penso solo una però, la voglio prendere. Ci manca infatti ancora Goombella da prendere, che è facile, basta raccogliere i Goomba. Ci manca Peach da prendere, perché sì, ho dimenticato una luna parlando con Peach, infatti si può prendere un'altra luna. Il cane e poi i boss. Ora, i boss non so quando farli. Potrei fare sì un episodio a parte. Non credo però. Quindi, molto probabilmente, se non ci sono troppe lune da fare, affronterò i boss... nel mondo in cui si affrontano, ad esempio, la prima torre, che dovrebbe essere questa, dovrebbe avere Sganassotech, giusto? Quindi Sganassotech lo faccio nel Regno delle Sabbie. Tu cosa sei? Non lo so, non mi interessi. Penso sia un buon modo per affrontare i boss, altrimenti potrei anche controllare senza salvare quante lune ci sono nel Regno delle Sabbie e poi decidere se fare Sganassotech nel prossimo episodio, perché alla fine sono rematch. Non credo... So che la difficoltà aumenta, questo sì, ma non credo siano troppo complessi. In molte battaglie boss non abbiamo preso neanche un danno, quindi... sì, direi che posso anche evitare di fare magheggi strani con i boss. Comunque, bisogna per forza salire qua sopra e... qui sopra c'è Peach! Mia cara Peach, parlami un attimo. Che splendida avventura, viaggiare con Tiara. Quanti bei ricordi. Ho anche capito una cosa. Ora so quanto sia importante vedere i posti diversi e conoscere nuove persone, soprattutto quando non sei rapita, vero Peach? Dovunque sia andata, ho trovato gente pronta a darmi il benvenuto, con lo stesso sorriso affettuoso. Dobbiamo fare tutto del nostro meglio per regalare un sorriso alle persone che incontriamo. Ho quindi deciso di invitare al castello gente di tutto il mondo, ed ecco spiegato il motivo per cui ci sono così tanti turisti. La nostra vacanza sarà meravigliosa. Abbiamo conosciuto moltissime persone e regalato un sorriso a ognuno di loro. Ho raccolto un'ultima luna da darti come souvenir. Spero che ti piaccia. Ed ecco qui la stella più che luna. Comunque, abbiamo risolto. Abbiamo... ok, grazie mille Peach. Abbiamo 661 monete. Lune, non monete. Sapete quante ce ne mancano? Ok, ora vi rivelerò il totale di lune.
Ci sono 999, 99, 99 lune da prendere. Quindi sì, siamo a un terzo, in realtà. Quindi vediamo poi. Spero di non aver scelto male a dividere i video in questo modo. Comunque, ok, sta arrivando l'ansia. Faccio un attimo Gumbella. Ricordo che per Gumbella dovete prima asciugare il fossato, quindi togliendo i tappi che sono là sotto, e poi fare una torre di Goomba che si trova laggiù, se non ho visto male l'altra volta. Intanto ecco i tubi, e esatto, lì ci sono un sacco di Goomba. Adesso, Goombella, dammi 2 secondi e arrivo. Goombella, mia adorata, sono qui. Dammi il segno del tuo amore, una bellissima stella. E adesso, dato che mi ami così tanto, ecco il tuo regalo. Il tuo fidanzato è sparito! Oddio! Una cosa molto triste, ma. Ehi, che ci possiamo fare? Sono Goomba! Ouch! Come faccio a. No! Voglio risalire in questo modo. Ok, ce l'ho fatta. Luna, stella, ottenuta. Amore al castello di Peach. E direi che posso interrompere qui il video. Quindi, nella prossima parte di Super Mario Odyssey andremo nel regno delle cascate, che è questo qui, e prenderemo le lune secondarie, quelle del monolita. Quindi, ci vediamo domani. Vi ricordo, come al solito, di lasciare un mi piace o un non mi piace e di iscrivervi al canale. Inoltre, vedremo poi, ok? Perché questo video pensavo venisse tipo di mezz'ora, pensavo ci fossero quante lune qui, pensavo ce ne fossero minimo 40 per quello. Ok, basta, ripeto. See you next time. Mo.